Fino a un paio di stagioni fa il tournament director per antonomasia era un austriaco, Thomas Kremser. Questo ruolo ad oggi lo possiamo assegnare ad un italiano, Christian Scalzi. Christian, raccontaci come sei arrivato a questo punto. Buongiorno innanzitutto. Diciamo che io ho iniziato al Casino di Sanremo per quanto riguarda il poker, perché vengo dal mondo del gaming. E dopo aver avuto la fortuna di incontrare Thomas e aver fatto diverse stagioni per quanto riguarda il circuito APT, ho avuto l'opportunità di lavorare con Matt Savage al VPT di Marrakech nel 2009 e siamo entrati subito in un discreto feeling, e questo mi ha permesso di entrare in contatto con la VPT Family, che adesso mi sta gratificando molto, e sono molto contento della scelta che ho fatto. Il prossimo torneo più importante per quanto riguarda noi, a parte il VPT Parigi, che inizierà proprio il 25 a ridosso delle WSOP, sarà l'Alpha 8, dove sarò tournament director, ed è un torneo molto prestigioso. E un'ultima domanda e una curiosità: vorrei capire se c'è un giocatore o una giocatrice che hai particolarmente apprezzato per le qualità tecniche ed umane durante questi anni di lavoro in giro per il mondo. Sì, come stavamo dicendo prima, secondo me una nostra ambasciatrice, anche perché fa parte di Party Poker, di gioco digitale, Bwin Party, comunque fa parte della stessa famiglia, Cara Scott, che adesso possiamo considerare come italiana di adozione, è una giocatrice che mi piace molto avere nei tornei, perché soprattutto penso che sia un ottimo spot per il poker e per tutto il nostro movimento, in quanto è sempre disponibile, gentile, tutti la riconoscono e lei ha sempre un sorriso e una fotografia per tutti.